Buonasera, comincerò con calma, è in arrivo un po' qualcuno ancora e c'è anche un posto per voi. Allora, benvenuti a questo appuntamento, all'ultimo appuntamento con il Caffè della Scienza. È un piccolo ciclo che ci siamo inventati, anzi che Claudio Rosmino ci ha proposto per quest'anno scolastico in qualche modo, che quindi come tutti i corsi arriva alla fine maggio ed è l'ultimo incontro, ma ci piace che anche in questa occasione ci sia la possibilità di prendersi un caffè con noi e poi anche abbiamo aggiunto ultimamente anche l'abitudine al piccolo aperitivo, quindi vi invitiamo all'aperitivo alla fine dell'incontro, che è un momento più semplice, più accessibile per incontrare e fare anche qualche domanda ai nostri relatori. La relatrice di oggi, di questa sera, ti ringrazio a nome dell'Istituto e anche del Consolato Generale d'Italia, è Samuela Leoni, un cervello italiano, un altro cervello italiano a Leoni, che ci parlerà di matematica della democrazia, un po' diverso dagli altri incontri che erano con tematiche molto specifiche dal punto di vista scientifico, della ricerca, lo spazio, la comunicazione, i rifiuti. Abbiamo avuto durante questi 6 incontri una palette, un piccolo ventaglio, una panoramica di innovazioni, di frutto di ricerche da parte di personalità appunto italiane ormai stabilite a Lione e nella regione. Questo è un po' il filo rosso e la costante di questi incontri. Lascio la parola a Claudio Rosmino e invito alla fine, so che ci sono delle simulazioni, ma ce lo dirà meglio, e anche ovviamente la possibilità di fare delle domande. Grazie. Buonasera a tutti e naturalmente buonasera a Samuela Leoni Una, che buonasera. È il nostro ospite per questo appuntamento di chiusura. Ricordiamo che sei ricercatrice, docente all'Istituto Nazionale di Sciences Appliquées, sì. E quindi un cervellone. E quindi siamo arrivati all'ultimo appuntamento del Caffè della Scienza. Saluto il console che ci ha raggiunto anche per questo appuntamento. Naturalmente ringrazio tutti gli studenti che sono qui, grazie di essere venuti. Se avete qualche problemino con il mio italiano, non quello di Samuela, magari questo, se avete un problema ve lo traduciamo, perché so che siete comunque studenti di altissimo livello di italiano. E naturalmente ringrazio tutti coloro, gli affezionati di questo appuntamento e non, e speriamo di ripeterlo anche magari in modo più interattivo magari il prossimo anno. Abbiamo parlato un po' di tutto in questi mesi, abbiamo parlato di fisica, abbiamo parlato di spazio, di neuroscienze, di strategia dei rifiuti, nel senso di immondizia, non dei rifiuti. E abbiamo veramente spaziato su diverse tematiche e arriviamo a una scienza che può essere difficile, ma vedrete che invece fa parte del nostro quotidiano, ovvero la matematica. In questo periodo noi abbiamo sempre cercato di legare le tematiche del Caffè della Scienza all'attualità e mai come adesso questo argomento è d'attualità, perché abbiamo appena visto un'elezione presidenziale qui in Francia, andiamo verso un'elezione, ci sono le elezioni politiche e in Italia abbiamo un referendum. Quindi siamo veramente in un periodo denso di questi appuntamenti con le urne e forse è arrivato il momento di capire cosa c'è dietro questo esercizio della democrazia. C'è una struttura chiamata voto e dietro questa struttura ci sono degli studi. Oggi toccherà a Samuela svelarci un po' quello che i ricercatori e ricercatrici come lei fanno al servizio dei governi, dei centri di studio per
riuscire a elaborare dei sistemi di voto che siano rappresentativi, che siano affidabili, ma faremo anche una simulazione, vero? Adesso non vogliamo svelare troppo. Comunque facciamo un'elezione internos e vi mostrerà Samela come è possibile, magari variando un dato, un campione, un elemento, cambiare proprio il risultato di un'elezione. Quindi gli studi come quelli che vengono condotti da Samela, ma dobbiamo anche citare tuo marito, che è cliente Mafide, perché anche lui è ricercatore nello stesso campo, Gian Battista, che dopo sarà il nostro uomo delle elezioni, l'inviato delle elezioni. Che ha recentemente scritto un libro anche sul soggetto. Ecco, questo dopo lo facciamo parlare quando lo introduciamo per distribuire i bollettini di voto. Ok, prima di fare la conoscenza intanto della ricercatrice e poi naturalmente della concittadina Samuela Leone Urban, vorrei salutare chi ci segue in questo momento in diretta sulla pagina Facebook del Studio Italiano Cultura. Per una volta squatto anch'io, saluto i miei followers della mia pagina Facebook, per chiudere mi sono permesso di metterci anche la mia diretta Facebook, oppure quelli che ci seguiranno poi in seguito quando sarà disponibile su YouTube. Allora direi che possiamo sederci a questo punto, perché come spesso facciamo all'inizio di questi appuntamenti, innanzitutto presentiamo il nostro ospite. Allora, intanto qui sei per la maggior parte tra concittadini italiani, quindi vogliamo sapere quella che è la tua storia, diciamo, di emigrante, di questo cervello in fuga partito dall'Italia. La storia di questo cervello in fuga: ho fatto i miei studi in Italia, sono di Verona, ho fatto i miei studi a Padova e poi ho fatto una tesi di dottorato in tutela Francia-Italia. Formalmente ero a Reims, ma nella pratica ero a Parisis, il mio prof aveva la base a Parisis, attualmente è a Parisis, e poi sono rimasta. Ho fatto ATR qui un anno, due anni, ho fatto un postdoc e poi ho trovato posto all'INSA di Lyon e sono rimasta. Benissimo, allora adesso entriamo nello specifico del tuo campo di studi e di lavoro. Raccontaci cosa fai all'INSA di Lione? Allora, all'INSA di Lione insegno principalmente matematica di base nei primi due anni, sono responsabile della matematica nel biennio, diciamo, nei primi due anni dell'INSA, e responsabile in particolare del secondo anno, e poi faccio anche qualche corso in dipartimento, qui c'è una studentessa mia tra l'altro del dipartimento di Biosciences, grazie di essere qui, dove insegno un po' di statistica, probabilità, insegno anche genesi civile e urbanismo, è della decision, anche qualcosa qui che concerne la statistica. Diciamo che alla base io ho fatto l'università di statistica in Italia, quindi ho fatto statistica e probabilità tanti anni, ho fatto un dottorato in statistica, quindi sarebbe quello il mio tema di ricerca, diciamo, la base. Ecco. Il collegamento con i sistemi di voto, i sistemi elettorali, come avviene? È arrivato pian piano, perché nella mia tesi trattavo di altre cose completamente, era divergenza tra misure di probabilità, quindi siamo da un'altra parte, poi modelli semiparametrici e soprattutto, sì, diciamo, divergenza tra misure di probabilità e applicazioni, più o meno pratiche, diciamo, più teoriche che pratiche. E poi ho cominciato a fare altre cose, ho cominciato ad andare più nel non parametrico e nel semiparametrico, non so se parla qualcuno, e poi con dei colleghi, poi con Jean Baptiste, con Irene Ganaz, che anche lei lavora all'INSA di Lyon, statistica anche, siamo tre statistici ricercatori all'INSA, in tutto l'INSA, siamo io, Jean Baptiste e Irene Ganaz, e Antoine Roland, che è a Lyon 2, dove ci siamo messi insieme, abbiamo cominciato a pensare all'applicazione di certe tecniche che avevamo esplorato alla base io e Jean Baptiste, delle cose che fanno riferimento alla data depth, che sono le misure di profondità, diciamo, di punti nello spazio, e abbiamo detto perché non proviamo ad applicarlo anche alle elezioni, voto, la teoria del voto, eccetera. Dunque Antoine Roland è più specialista, diciamo, in ciò che concerne la democrazia, il voto, la scelta sociale, queste cose qui,
e noi tre siamo più matematici, diciamo, sono quelli che fanno, cercano di fare dimostrazioni, queste cose qua. Allora, adesso magari può sembrare ancora una scienza e un'esperienza astratta, ma vi assicuro che adesso, poi entrando nel vivo dell'argomento, vedrete e riconoscerete situazioni che avete conosciuto direttamente e ancora le sperimenterete se votate in Francia, se voterete per il prossimo referendum italiano. Una domanda prima di entrare proprio nel vivo. Allora, a me è successo una volta di intervistare una scienziata, una fisica, e mi ha detto la fisica è la scienza più completa, no? Per cui ci si innamora della fisica perché c'è un po' di tutto, la si ritrova dappertutto, eccetera, eccetera. Poi una volta ho intervistato un chimico, mi ha detto la chimica è la scienza più bella, eccetera, eccetera. Ognuno alla fine. La matematica, allora, è molta teoria, abbiamo difficoltà, noi persone, diciamo, che non facciamo parte del mondo accademico, a sentirla come un qualcosa che è direttamente coinvolto nella nostra vita. Invece è lì in tutto, soprattutto oggi, con gli studi che si fanno, statistici, è sempre più presente. Allora, come la vendiamo questa matematica, basandoci sulla tua passione, naturalmente, oltre che sulla tua competenza? Beh, personalmente ritengo che la matematica sia arte, sia affascinante, che ci sia modo di esprimersi, modo di andare al di là di quello che esiste già, e una volta che ci si mette le mani dentro è bello, ci si può divertire, si possono trovare delle cose molto interessanti e piacevoli. Poi i gusti sono gusti. Anche perché la stessa musica ha componenti di matematica, e quindi comunque se si vuole si trova la matematica in tante espressioni anche artistiche, giustamente, tutto arte. Allora, adesso abbiamo scaldato un po' il pubblico, abbiamo cercato di far capire che non faremo una lezione, di matematica pura, di statistica, ma farei scoprire delle cose molto interessanti e anche sorprendenti. Quindi a questo punto non mi resta che lasciarti la parola e iniziare questo viaggio tra la matematica e la democrazia. Ok, allora partenza. Ecco qui, il primo slide. Allora, a livello della democrazia, già democrazia, la parola democrazia. La parola democrazia viene dal greco, dunque alla base vuol dire governo del popolo. Attualmente è più inteso come governo della maggioranza, la parola democrazia, perché quando ci sono le elezioni è la maggioranza che va a prendere delle decisioni, o dirette, per esempio un referendum, oppure in modo indiretto, per esempio eleggo, scelgo tra certi candidati, poi questi candidati vanno a fare loro le decisioni importanti, eccetera. Quindi ha un po' cambiato il senso originale, diciamo, della parola. Attualmente parlando, la democrazia è il governo della maggioranza. Ora, maggioranza, cosa vuol dire? Cioè, cosa vuol dire il governo della maggioranza? Quando le persone si esprimono, come fare a dire la società decide questo? Come aggregare, diciamo, i dati, come aggregare le scelte individuali in una scelta collettiva? Questa è una domanda che tanti si sono fatti da secoli, oramai. E ci sono varie interpretazioni. Ora adesso siamo un po' nella crisi della democrazia, fa un po' triste vedere questo slide, ma è vero che quando si pensa al governo del popolo, poi si guarda in realtà chi sono i politici, sono in generale sono maschi, in generale gente che ha studiato, gente che in generale non è povera, quindi è veramente rappresentativa, possiamo fare fiducia, è gente che fa promesse in campagna e poi li mantiene, a volte sì, a volte no. C'è la storia che il governo dura un certo numero di anni secondo il paese, ma è sempre da un tempo limitato. Quindi per esempio se un governo dura 5 anni e si organizza in campagna, propone una riforma sul lungo periodo, che non riuscirà mai a metterla in pratica. Quindi c'è una sfiducia globale, c'è gente che fa promesse un po' così, ci si chiede a vanvera, non a vanvera, eccetera. Quindi ecco un po', la gente un po', c'è un po' di sfiducia rispetto a questa cosa, la democrazia, tanta gente si astiene, eccetera.
in Italia e in Francia, mi pare. Dunque, siamo in Francia, quindi ci concentriamo un po' su quello che succede in Francia. Nel 1962 De Gaulle ha introdotto il sistema elettorale che funziona anche adesso. È il sistema uninominale a doppio turno con il ballottaggio, cioè si vota e se non c'è la maggioranza assoluta, che non arriva mai concretamente parlando la maggioranza assoluta, se non c'è la maggioranza assoluta le prime due persone che sono arrivate in classifica passano il ballottaggio e poi insomma, si vota per il Presidente della Repubblica. Ora questo sistema di voto è molto semplice perché abbiamo le cartelle, le mettiamo nell'urna, li contiamo, eccetera, tutti possono capire come funziona, non è che sia una cosa complicata, però già il sistema italiano è molto più complicato, non so neanche se l'ho capito, e cambia in modo anche troppo spesso, direi. Quindi quello francese è molto semplice, all'epoca, giusto per farsi un'idea, il computer che aveva più performante dell'epoca era questo qui, e c'aveva 5 mega di memoria. Quindi ovviamente non si potevano trattare in modo informatico i dati, non si potevano fare calcoli, usare dei metodi di aggregazione di dati complicati, perché non si poteva fare alla mano certe cose. Quindi ecco, adesso non siamo più con questo tipo di computer qui, perché possiamo farci una foto anche con 5 mega. Quindi perché non usarlo? Perché non possiamo più andare al di là? È vero che questo sistema è semplice, però possiamo far capire alle persone, alla popolazione, possiamo far capire anche altri metodi per eleggere il Presidente della Repubblica, per esempio. Almeno possiamo metterli a confronto e vedere se c'è un metodo che è preferibile a un altro rispetto a certi criteri, eccetera. Dunque abbiamo il diritto di porci delle questioni anche su... possiamo usare anche un computer, diciamo, cosa che non potevamo in effetti fare prima. Allora, ci sono vari difetti di questo metodo, che peraltro è molto semplice e facile da capire. Beh, c'è questa storia del voto tattico. Quando il voto tattico, cioè quando si va al primo turno, voto veramente per la persona che preferisco o voto per la persona che è meno peggio, che però so che ha delle possibilità di passare al secondo turno, il voto utile, queste cose qui. Quindi la gente, cioè, non è che vota veramente ciò che ha voglia di votare al 100%, diciamo. In generale i candidati cercano di dividere la popolazione, ma questa sorta di candidati divisivi sarebbe nel senso che per il sistema maggioritario francese basta avere il 51% e abbiamo vinto. Quindi in realtà a noi non è che interessa essere apprezzati dal 100% della popolazione o da tre quarti della popolazione, ma ci basta avere l'appoggio della metà della popolazione, gli altri, beh, se non sono d'accordo, se ci disprezzano, noi abbiamo comunque vinto, eccetera. Se cambiamo di sistema elettorale, potremmo essere obbligati a non dispiacere anche alle altre persone, per esempio. Non sappiamo cosa la gente pensa, perché per esempio se ci sono 12 candidati io voto solo per uno, però in realtà questa persona mi piace tanto e scegliere un altro che mi piace un pochino meno, oppure c'è solo lui che mi piace e gli altri non mi piacciono. Cioè, non sappiamo cosa pensano le persone veramente dei candidati. Vedremo anche concretamente parlando che quello che chiamiamo il vincitore di Condorcet può non essere eletto con questo metodo e è sensibile ad altri paradossi. Arriveremo su questo in modo concreto e vedremo che cosa intendo con questa frase. Quindi potremmo dire perché non guardiamo anche ad altri modi per cui che fare. Questo è per te, caro. Ora, guardiamo un po' cosa c'è classicamente, quali sono proprio le teorie della scelta sociale classiche, base. Ne guarderemo quattro in particolare. Dunque, a livello delle formule, qui chiamiamo i candidati X, Y e Z, sono i candidati della nostra elezione, quelli che votano si chiamano A, B, C, eccetera. E supponiamo di conoscere le preferenze di tutti i votanti su tutti i candidati.
Immaginiamo anche, perché bisogna metterci l'ipotesi se non intendono, che i votanti siano sinceri e che non cambino idea. Ci mettiamo questi ipotesi. Quindi se guardiamo per esempio questa tabella, vediamo che questo è il primo votante, questo è il secondo votante, questo è il terzo votante. Il primo votante dice: X è il mio candidato preferito, poi il mio secondo candidato preferito è Y, è quello che metto in ultima posizione Z. Il secondo votante mi dice: no, a me piace Y, è il mio candidato, poi X, dico vabbè, perché no, e l'ultimo è Z. E C ha questa preferenza qui. Quando ci sono vari votanti, si possono fare delle tabelle di questo tipo qui, dove si mette un ordine di preferenza, vuol dire che la X, il candidato X è in prima posizione, Y in seconda e Z in terza posizione. E qui per esempio ci sono tre votanti che mi dicono: io voglio questo ordine qui, X in prima posizione, Y in seconda e Z nella terza posizione. Ci sono due votanti che scelgono questo ordine, Y è primo, poi viene X e poi Z, e ci sono sette votanti che scelgono questo ordine di preferenza. Dunque questa è una tabella dove ci sono gli ordini di preferenza che vengono messi in evidenza. Un metodo di scrutinio, giusto per finire le definizioni, poi entriamo completamente nella cosa, è una funzione per noi che mi prende in entrata tutto questo, cioè qui c'è il primo votante, il votante A, che mi dice: X è il mio preferito, io lo preferisco a Y e preferisco Y a Z. Dunque il votante A mi dice: io voglio questo ordine, il votante B mi dice, tutti mi dicono cosa vogliono come ordine, certi ordini possono essere uguali, eccetera. Dunque c'è la mia bella grossa matrice qui. E un metodo di scrutinio è una funzione che mi riceve tutta questa tabella in entrata e mi dà in uscita il vincitore, dunque o X o Y o Z. Questo è un metodo di scrutinio. Dunque, come costruirlo? Guardiamo un po' quali sono i metodi classici. Allora, i quattro metodi che ricorderemo ora nel dettaglio, e Jean-Baptiste passerà alla pratica subito dopo, sono i seguenti. Dunque, il primo è il sistema uninominale a un turno, uninominale secco, cioè tutti guardiamo la prima preferenza di tutti i votanti, per esempio qui X ha un voto e Y ha due voti, quindi è Y che vince. Questo è uninominale a un turno. Uninominale a doppio turno è come in Francia, prendiamo i primi due che arrivano in classifica e poi facciamo un ballottaggio fra questi due. Poi c'è lo scrutinio di Borda. Dunque Borda, comunque 1781, esiste da un bel po'. Se ci sono tre candidati, immaginiamo che ci siano solo tre candidati, poi la generalizzazione è evidente se ce ne sono n. Dunque se ci sono tre candidati, associamo tre punti a quello che mettiamo in prima posizione, due punti a quello in seconda posizione e un punto a quello che viene in terza posizione. Allora Borda è per esempio il metodo, una variazione del metodo di Borda è il metodo che viene usato adesso per la FIFA per assegnare il pallone d'oro, per esempio, usano una variazione del metodo di Borda, prendono i 23 giocatori che sono stati i migliori secondo certi criteri e poi fanno un Borda, quindi, tra virgolette, e poi dico se chi ottiene più punti. Ma per esempio se prendiamo questo qui, lì il mio X ha 3 punti, lì ne ha 2 e qui ne ha 1, quindi X avrebbe 3 più 2 più 1, se abbiamo solo 3 votanti e 3 candidati. Y avrebbe 2 punti, 3 punti e 3 punti. Facciamo la somma, quello che prende il punteggio massimo ha vinto. E poi c'è lo scrutinio di Condorcet. Allora, Condorcet, più o meno lo stesso periodo di Borda, guardiamo i duelli. Guardiamo i duelli, prendiamo coppie per coppie di candidati. Dunque se ci sono tre candidati X, Y e Z, guardiamo tra X e Y, li mettiamo a duello con i dati che abbiamo e guardiamo chi vince. Guardiamo tra Y e Z chi vince e tra X e Z chi vince. E quello che vince di più è quello che vince. Questo è il metodo del... Ora, quel vincitore di Condorcet può esistere o non esistere, perché a volte si cade su un ciclo dove non c'è il vincitore. Quindi guardiamo questi quattro metodi e ora passiamo alla parte pratica, dove andiamo a farlo qui.
Qui abbiamo un esempio concreto e Jean-Baptiste, al posto di analizzare questo esempio qui, allora questo esempio come si legge già per esempio? Qui si legge che 5 persone hanno detto x in prima posizione, y in seconda, z in terza e t è in quarta posizione. 4 persone hanno scelto questo ordine, x in prima posizione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui è come si legge la tabella. Ora lo facciamo qui concretamente, quindi passo il microfono a Jean-Baptiste. Ok, spiegazione come tutte le lezioni. Okay. Sì, ci siamo detto che sarebbe più divertente se votiamo tutti, quindi adesso passo e vi do le vostre preferenze, quindi immaginiamo che ci sono 4 candidati e avete sulla piccola scheda le vostre preferenze e quindi dopo passiamo alla votazione e vi chiederò chi preferite e vedremo chi è eletto. Se usiamo un modo di scrutinio a un turno, a due turni, a Borda o con Dorsè. Ecco, quindi vi passo le schede. Le schede assomigliano a questa cosa qui, cioè ci sarà tipo x superiore a y superiore a z, vuol dire che voi mettete in prima posizione x, y in seconda posizione, z in terza posizione. Se non avete capito potete dirlo. Non è peccato. Ma questi tipi di analisi sono anche usati durante gli exit poll o sono semplicemente prima delle elezioni per fare le previsioni? Anche su un altro metodo di voto, in realtà sono stati sperimentati attualmente, per esempio le elezioni francesi, cioè qui uno dei voti sperimentano altri metodi che presenteremo dopo, cioè questi più alti che presenteremo dopo in pratica, per vedere che cosa darebbe cambiando il sistema di voto. Ci sarebbe stato successivo, quindi sono metodi che sono stati sperimentati completamente durante le elezioni. La gente entra, gli scrive sulla sorte che hanno partecipato a questa esperienza, vanno e votano anche con gli argomenti. Quindi vi propongo di passare alle votazioni, quindi immaginiamo che siamo dentro il caso in cui votiamo in un turno, un solo turno. Quindi adesso chiedo a quelli che hanno il loro candidato preferito che ha di alzare la mano e contiamo i voti per A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi direi 6 voti per A. Per A. Per B ci sono 20 schede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per B. Per C 1, 2, 3, 4, 5 e per D 2. Okay. Quindi con questo metodo è B che è eletto. Ok. Quindi questo era il metodo uninominale. Okay. E con un turno. E se mi ricordo bene, c'era A che aveva 8 voti e B 9, quindi loro due. A ne aveva 6 e B ne aveva 8. Ok? E quindi i due che sono più forti, che avevano più voti, A e B. Sì. Quindi possiamo fare il secondo turno. Possiamo passare al secondo. E in questo caso, se mai preferite C o D, dovete cambiare opinione e votare per A o B. Quindi, secondo turno, chi vota per A? Sì, ne teniamo ancora teoricamente i 6, vero? E per B? E votiamo che là tutti quelli che avevano votato per C o D preferiscono B e quindi è B che è eletto. E vedete già che è strano, perché a un turno è A che è eletto e a due turni è B. No, no, era B e adesso è cambiato, vero? No, è cambiato. Era B, B è 8, al nominale secco e B è ancora molto maggiore. Dobbiamo cambiare, va bene. Facciamo in Borda. Io ne ho pagati solo 4. È per questo. Per rompere 4 elettori passavo lo stesso.
Qualcuno l'ha votato in modo sincero. Ah, forse questo è il voto tattico. Adesso proviamo con Borda. Con Borda ognuno deve dare 3 punti al suo candidato preferito, 2 al secondo, 3, 1 punto al terzo e 0 all'ultimo. Quindi facciamo in fretta, allora alzate bene la mano se ha il vostro candidato preferito e così moltiplico per 3 il numero dei voti. Quindi 6 per 3 a 18 punti da questa gente. Se avete A come secondo, alzate la mano. A è secondo sulla scheda? No. No? Ok, allora no. Se A è terzo, nessuno. E se A è quarto, e la vedete che siete tanti a dare 0 punti a A. E quindi A, che è stato eletto al primo turno con Borda, non è bravo perché ha solo 18 punti. E continuiamo così e ci rendiamo conto, forse è un po' lungo da fare, ma che sarebbe C a vincere. Facciamo solo C. Allora chi preferisce C? Sinceramente. Quindi ok, solo 3 voti per C. Chi lo mette in seconda posizione? E là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 2 fa 18 punti e già fa come A. E chi lo mette in terza posizione? C. Ancora 7 persone e 7 punti in più per lui. E si vede che con Borda un candidato che non è il preferito ma è consensuale, è apprezzato da tutti, può vincere e può sorpassare un altro candidato che ha avuto prima. E alla fine, per Condorcet, bisognerebbe confrontare i candidati 2 a 2 e rendersi conto che è D che vincerebbe alla fine. E quindi la cosa strana qui è che le stesse preferenze dei votanti, scegliendo uno o l'altro dei modi di eleggere il candidato, possiamo scegliere quello che vogliamo. E questo è un po' un problema. Ecco, ti lascio la parola. Grazie Giambattista. A questo punto possiamo anche ricordare l'impegno di Giambattista in questa disciplina, visto che hai pubblicato un libro, ricordiamo... Sì, è lui e Anton che hanno fatto questo libro. Se vuoi parlare di... No, no. In due parole si chiama come essere letto ogni volta. Quindi riprendiamo più o meno l'idea di quello che abbiamo presentato qui. Solo per dire che ecco, il modo di scrutinio è molto importante e spesso non ne teniamo conto e lo teniamo come acquisto, allora che dovremmo forse come società chiederci qual è il migliore per noi. Ecco. E adesso arriviamo alla risposta. Allora, mi spiace che questa cosa di Harry non ha funzionato perché c'è stato qualcuno che non è stato sincero per i punti, quindi non si possa. Okay. Qui c'è l'esempio concreto, diciamo, se non avessimo fatto l'esperienza, per esempio, con questa tabella succede la stessa cosa. Infatti, se voi volete rifare i conti da soli, vedete che con lo scrutinio uninominale a un turno è T che vince, a doppio turno è X, con Borda è Y e con Dorsè è Z. Quindi, diciamo che il problema, tra virgolette, quello che notiamo con questi fenomeni qui è che in realtà, cioè potremmo dire, organizziamo la lezione come vogliamo. Cioè, se sappiamo cosa le persone preferiscono veramente alla base e ci danno l'ordine di preferenze, e beh, prendiamo un sistema di voto che più ci conviene per farci vincere. Allora ovviamente in certi casi è sempre lo stesso che vince, perché se tutti preferiscono X, se tutti hanno lo stesso ordine, per forza. Però succede in certi casi che possiamo adattare il sistema di voto a ciò che vogliamo far risultare come vincitore. Quindi questo dà un po' fastidio, ovviamente.
e potremmo chiederci, ma allora qual è il metodo tra i quattro metodi, per esempio, che abbiamo visto, e tra altri metodi che esistono, perché esistono tantissimi altri. E beh, per fare ciò, cioè, bisogna definire comunque dei criteri che ci dicono questa è una proprietà interessante e quest'altra no. Ci sono delle proprietà veramente di base che sono state considerate da tantissimo tempo, che sono eccole. Guardiamo, sono delle cose che hanno senso, come un metodo di voto non potrebbe soddisfare all'universalità, cioè ogni ordine di preferenza di un votante sui candidati è accettabile a priori, ovviamente, la libertà di scelta, quindi questa è una cosa minimale che impugniamo. Poi c'è l'unanimità, cioè se tutti pensano che X sia meglio che Y, allora la scelta sociale deve dirmi che X è meglio che Y. Mi aspetto che questa relazione sia trasferita anche sulla scelta sociale, a livello della scelta sociale. Poi vorrei anche che ci sia equità, nel senso che non ci sia la dittatorialità, cioè che la scelta non dipenda giusto da una persona. Non è perché il signor console ha dato questa preferenza, che per forza deve essere questa la preferenza della società. Bisogna che consideriamo le preferenze di tutti. E poi un'altra proprietà che è stata aggiunta un po' più tardi è quella che si chiama l'indipendenza dalle alternative che sono irrilevanti. Cioè, se per esempio io preferisco X a Y, dovrei preferire X a Y che ci sia o no il candidato Z che si presenta. Cioè, se un candidato Z si presenta, certo, io posso preferire Z a quelli che c'erano prima, però se io dico che X è meglio di Y, che Y, beh, X deve restare meglio che Y, eventualmente con Z e mezzo davanti o dietro, però cioè, questo ordine dovrebbe essere rispettato. Quindi questa è un'altra proprietà. Ora, nel 1951, e tramite questo teorema ottenuto il premio Nobel per l'economia, nel 1970, Arrow ha detto che se abbiamo una procedura di aggregazione di preferenze sono come le cose che voi avevate prima, cioè voi avete che preferite A, B, C, eccetera, eccetera. Se abbiamo delle scelte individuali basate su delle preferenze individuali, non esiste un metodo di aggregazione che soddisfa a queste proprietà qui, che potremmo dire sono delle proprietà comunque base. Quindi questo vuol dire che la relazione transitiva che c'è a livello di una scelta individuale, non c'è un metodo che possa trasformare questa relazione transitiva anche a livello sociale. E questo dà fastidio. Si chiama il teorema di impossibilità. E vuol dire che non esiste il metodo perfetto di rappresentanza? Che la scelta sociale non esiste la scelta sociale. E ovviamente premo Nobel per questo. E lo stesso, questo succede anche a livello economico, vuol dire che quando abbiamo delle preferenze a livello di microeconomia, quando guardiamo poi le dinamiche economiche a livello sociale, e vogliamo aggregare tutto quello che si passa a livello dei prodotti, eccetera, non è detto che abbiamo la stessa cosa a livello sociale, cioè possiamo perdere, dobbiamo rinunciare a una di queste proprietà. A meno che se prendiamo il sistema di dittatorialità, allora quello verifica tutto a parte non dittatorialità, per esempio. Però ecco, non esiste il metodo di scelta sociale perfetto, quindi bisogna rinunciare a qualcosa, bisogna sapere che partiamo con dei difetti. Quindi potremmo dire che un buon scrutinio democratico in realtà non esiste, la scelta sociale non esiste. Quindi rimaniamo in questo teorema di impossibilità e moriamo tutto lì. Poi altri si sono detti, possiamo anche cambiare il paradigma e dunque non lavorare unicamente sulle preferenze, ma andare al di là delle preferenze e guardare che cosa possiamo dire al di là delle preferenze. Allora già questa storia di preferenze è già dire che preferisco A, B e C, è già dire di più che voto per A e basta. In realtà non so se preferisco B o C, se la gente dice come in Francia voto per A, non si sa cosa pensano di B o C. Quindi ci dà già dell'informazione supplementare.
però non sappiamo se dire che preferisco A a B a C voglia dire che A mi piace tantissimo, B mi piace meglio e C non mi piace per niente, oppure A è meno peggio e B e C sono proprio da buttare via, oppure mi piacciono A e B tantissimo, però non so scegliere fra i due, ne metto uno a caso e poi C mi piace meglio. Cioè perché non si sa se questi candidati piacciono veramente o no. Quindi, per cambiare paradigma, l'idea è di passare alle valutazioni, a dare dei voti ai candidati. Dei voti che possono, allora c'è un problema, quando si passa ai voti c'è tutta la dimensione psicologica che scala a prendere. E ci porta tutta un'altra storia di problemi a livello dello scaling psicologico. Però rimaniamo vaghi su questa cosa, do un voto, cioè immagino che se i voti per esempio variano tra 0 e 10, se do 10 il candidato mi piace tanto e posso dare 10 a A, posso dare 9 a B e posso dare 0 a C se C non mi piace. Oppure dare 1 a A e 0 agli altri due, perché no? Oppure dare 0 a tutti, mi permette anche di dire a me non piacciono, voto però non mi piacciono. Eccetera. Quindi potremmo anche dire passiamo ai voti. In realtà una volta che abbiamo i voti nel senso voti numeri associati a ogni candidato da parte di ogni votante, possiamo recuperare l'ordine di preferenza, perché se come voti diamo 10, 9, 8, la preferenza è il primo a 10, il secondo a 9, il terzo a 8. Il passaggio nell'altro senso però non si può fare ovviamente, perché se sappiamo che preferiamo A, B, C, non sappiamo dietro cosa pensa il nostro votante. Dunque c'è più informazione. Un esempio, qui ci sono due candidati, abbiamo fragole e caramelle, allora mi spiace perché i grafici non li ho cambiati, ho lasciato le parole in francese, dunque le fragole sono qui, le caramelle sono qui, e ci sono tre votanti, Lea, Tom e Teo. Dunque, Lea dice darebbe 5 punti alle fragole, scala da 0 a 10, e già le caramelle non le piacciono. Teo da 10 alle fragole, da 6 alle caramelle, eccetera. Dunque, se abbiamo, immaginiamo di avere tanti candidati e di avere tanti votanti, quindi di avere una tabella con il numero di votanti sulle linee e tante colonne con il numero di candidati. Se vogliamo rappresentarli qui, abbiamo messo qui il candidato fragole, qui il candidato caramelle e qui mettiamo il punto Lea, dunque rappresentiamo i votanti nello spazio dei candidati. Qui ci sono due candidati, uno qui e uno qui, e per esempio Lea, che da 5 alle fragole e 0 alle caramelle, si trova su 5 per le fragole e sullo 0 che è lì per le caramelle. Dunque Lea sarebbe questo punto qui. Tom sarebbe questo punto qui e Teo sarebbe questo punto qui. Dunque per la visualizzazione immaginiamo di vedere n punti, n essendo il numero di votanti, in uno spazio di dimensione D, dove D è il numero di candidati. Dunque se ce ne sono due, uno spazio è così. Ora, il nostro sistema elettorale a un turno in cosa consiste in questo contesto qui? Ebbene, consiste, traccio questa retta qui, y uguale a x, la bisettrice, guardo quanti votanti sono qua e quanti votanti sono qua. Quelli che sono qua, vuol dire che preferiscono le fragole, e quelli che sono di là preferiscono le caramelle. Li conto, qui ce n'è uno, qui ce ne sono due, e beh, vincono le fragole. Quindi in questo caso il sistema maggioritario un turno mi dice fragole ha vinto le elezioni. L'idea che c'è dietro, però ovviamente mettere una retta e contare, cioè, come prima perdiamo informazione, ma questo per dire che possiamo divenire metodi precedenti anche passando a dei voti, a dei numeri, diciamo. Ora, l'idea che c'è dietro, cioè l'idea che entriamo in gioco io, Jean-Baptiste, Irene e Antoine, è la seguente, di dire, immaginiamo questi sono i nostri votanti, dunque n votanti, qui siamo in uno spazio di dimensione 2, perché bisogna immaginare di essere in dimensione D e di avere sempre questi n votanti in dimensione D, li mettiamo, li piazziamo e prendiamo il votante che sta in mezzo. Allora, il votante che sta in mezzo può esistere o non esistere, perché potrebbe essere un punto dove non c'è nessun votante che ci è associato dentro, quindi potrebbe essere un votante virtuale. Ma se riusciamo a dire, prendiamo quello che sta in mezzo è una parola da mettere tra virgolette perché può avere vari significati essere in mezzo, beh, guardo lui cosa preferisce, i voti che ha detto lui, lui da 10 al candidato 1, da 5 al candidato 2, eccetera,
e vado a dire che i voti che dà lui sono i voti della società. Dunque il problema sarebbe giusto dire, beh, chi è il votante che sta al centro dei votanti che si ritrovano in questo spazio di dimensione D, D essendo il numero di candidati. Ditemi se non è chiaro. No, praticamente per fare un discorso molto basico, magari anche sbagliato, praticamente è la media, la rappresentanza è medio, diciamo. Può essere, perché in mezzo, giustamente, andiamo avanti, in mezzo può voler dire prendere la media, ma perché prendere la media? Potremmo prendere altre cose. Dunque, ecco, e qui ci siamo. Quindi qui se ci sono due candidati, questi sono i nostri votanti, prendo una cosa che ci sta in mezzo, che non si sa dov'è, in mezzo, e vedo cosa ha votato la persona che sta in mezzo. Allora, i metodi esistenti. Beh, se il metodo che ha proposto Claudio dice, beh d'accordo, se ho due candidati, calcolo la media di questi punti qui, delle coordinate x dei punti, e questo sarebbe il voto associato al primo candidato, calcolo la media che c'è qui e quello che c'è la media più alta vince. Dunque questo si chiama il range voting, introdotto da Smith e poi reintrodotto da Claudio nel 2020. Il candido. Se riprendiamo i nostri tre, Lea, Teo e Tom, e facciamo i conti, fiducia, calcoliamo le medie, Fragole c'è una media di 6,67, Caramello di 4, quindi Fragole vince le elezioni. Ok. Ma il fatto del centro, beh, il centro potrebbe essere anche altre cose che la media. La media, beh, lo svantaggio di una media è che lì, beh, il voto tattico viene subito. Cioè se io voglio privilegiare il mio candidato, ho tendenza a mettere 0 agli altri. Ti do 20 su 20 al mio, o 10 su 10 quello che è, e do 0 agli altri, se veramente ne preferisco uno. Quindi potrei votare strategicamente. Questo, insomma, piace e non piace. Un altro metodo esistente è il voto per approvazione. Allora, il voto per approvazione è una cosa tra i due, è come le elezioni francesi, immaginiamo che nell'urna posso dimettere una scheda di quello che vogliamo votare e poi possiamo metterne anche due. Se ci sono due candidati che ci piacciono, ne mettiamo due. Quindi a livello di voti sarebbe mettere un 1 se accettiamo il candidato, se diciamo perché no, io considero che lui è in grado di votare. E sui 12 candidati posso dire che ce ne sono 4 che per me può andare. E metto un 0 a quelli che dicono no, loro no, grazie. Questo è il voto per approvazione. Quindi se abbiamo queste cose qui, per esempio, e diciamo che appena passiamo il 5 la cosa è accettabile, un voto sotto il 5 non è accettabile, ossia sarebbe discutibile questa cosa, avremo questa tabella qui. E quindi guardiamo quello che ha più uno dentro. E quello che ha più uno è quello che vince. Dunque in questo caso vincono le Fragole, anche col voto per approvazione. Questa alternativa è facile da mettere in pratica perché concretamente parlando anche a livello della Francia cambierebbe poco e bisognerebbe giusto fare attenzione che la gente non metta lo stesso candidato più volte, questo no. E una cosa che ho utilizzata, per esempio, su Doodle, ho dimenticato prima rispetto alla media, sono cose che erano utilizzate all'epoca di Sparta, perché quando facevano le loro elezioni, nella folla, quando c'era l'urlo più grande, per il candidato associato, beh, era quello che vinceva. E ho usato anche, non so se ho usato ancora in certe emissioni televisive, quando c'era l'applausometro, si chiama così, che più era forte, più la gente era... E alla fine era un vecchio sistema di voto. Sì, in realtà ho usato anche quello. Beh, il metodo per approvazione, ogni volta che facciamo un doodle, quando abbiamo varie possibilità per scegliere una riunione, la mettiamo sì, no, sì, no, sì, no, in realtà è un voto per approvazione. Approvazione è quello che facciamo. Recentemente, Balinski e Larachi hanno introdotto lo stesso criterio, dicendo che io come mezzo prendo la mediana, candidato per candidato. Cioè per ogni candidato posso calcolare la media, calcolo la mediana. La mediana è un numero tale che sui miei dati ne ho più o meno metà che sono più grandi di questo numero e metà che sono più piccoli di questo numero. Sappiamo che la mediana è un indicatore più robusto della media,
Quindi, per esempio, se c'è una persona che va a mettere 20 al candidato che gli piace e 0 agli altri, questo può non avere influenza sul risultato alla fine, è più robusto. E questo metodo si chiama il majority judgment, un giudizio di maggioranza, se vogliamo, in italiano. Allora, a livello della mediana, se riprendiamo l'esempio di prima, è facile da calcolare alla mano, allora la mediana delle fragole cos'è? È 5, perché se prendi il 5, ce ne sono due qui, e la mediana delle caramelle è 6. Se facciamo il metodo con la mediana, se finiamo il 100 con la mediana, sono le caramelle che vincono, per esempio. Dunque anche qui, vediamo, cambiamo definizione di centro, possiamo cambiare anche vincitore. Quindi anche qui è un po', insomma, possiamo farci delle domande. Questa storia del centro, in realtà, per dei dati in una sola dimensione, dunque se abbiamo proprio un solo vettore di dati così, anno, non mi ricordo più, ti ricordi Jean-Baptiste, l'anno 2000 qualcosa, 2011, Delphine Blanc, che all'epoca era regista, e altri hanno pubblicato un articolo dove hanno enumerato 43 modi diversi di definire il centro per un vettore di dati, tipo media, mediana, eccetera, eccetera. Ora, appena aumentiamo il numero di dimensioni, dopo passare da un vettore così a R2 o nello spazio R3 o in RD, perché siamo in RD, siamo di candidati, ovviamente le definizioni di centro diventano molto più vaghe, molto più numerose, ce ne sono tantissime. E quindi noi abbiamo esplorato queste definizioni di centro. E in particolare, ah, qui un altro esempio, scusate, per la mediana. Il problema, questo paradosso che vediamo apparire con la mediana, immaginate che ci siano 1000 persone come Lea, 1000 persone come Teo e una sola persona come Tom. Dunque ce ne sono 1000 che danno questo 5 alle fragole, 0 alle caramelle, eccetera, eccetera. Calcoliamo la mediana di questo, che cosa succede? Succede che la mediana qui delle fragole mi resta 5, la mediana delle caramelle mi resta 6, ma se guardo, dico, ma non è corretto, perché in realtà, perché sono le caramelle che vincono sempre con la mediana, però in realtà qui tutti in realtà preferiscono le fragole e le caramelle, perché lui dice che le fragole sono meglio le caramelle, tutti preferiscono le fragole, quindi dà fastidio che vinca la caramella, le caramelle. Dunque, altri esempi, giusto a livello di grafici, cambiando definizione di centro, sempre in R2, quindi ci sono due candidati. Qui abbiamo fatto degli esempi di certe funzioni di profondità, ci sono interessate le funzioni di profondità. No? Quindi qui ci sono vari esempi, vedete che qui per esempio il centro sarebbe qui, più è scuro il colore, più il punto è centrale. Quindi qui il votante centrale sarebbe qui, qui sarebbe qui, qui sarebbe qui, là sarebbe là, eccetera. Dunque, ogni volta che cambiamo funzione di profondità, possiamo cambiare anche il punto centrale e quindi cambiare eventualmente la decisione finale. Okay. Queste si chiamano funzioni di profondità perché vanno a definire la profondità di un punto e il nostro votante, che è quello che ci va a dire chi va a vincere le elezioni, sarà il punto più profondo. Quindi cerchiamo il punto più profondo. Ora, matematicamente, ci sono vari piccoli problemini di vario tipo, del tipo, per chi capisce di queste cose, che il punto può non essere unico, potrebbe cadere in un punto dove in realtà il vincitore dell'elezione potrebbe non essere unico, sono vari piccoli problemini tecnici dietro, ma il concetto è prendere il punto più profondo. Per visualizzare, per esempio, se questi sono i nostri votanti, ci aspettiamo che una funzione di profondità mi dica che il punto verde è profondo, è mezzo, e mi aspetto che dica che il punto rosso non è tanto profondo e che il punto arancione, scusate, e che il punto rosso non è profondo. Quindi il mio votante che va a dire qual è l'esito delle elezioni non sarà il rosso, non sarà l'arancione, sarebbe eventualmente il verde. Questa è una funzione di profondità. La funzione di profondità deve verificare varie proprietà per essere definita una funzione di profondità matematicamente parlando. Avanzo. Dunque qui sono tutti gli slide che saltiamo. Sono delle funzioni di profondità che abbiamo preso in considerazione basate sulle norme. E dunque qui vedete, cambiamo P, cambia un po' la forma anche qui.
Tutto ciò per dire che in certi casi, dunque prendendo certi valori di P, qui, vedete che c'era un P qui, che appariva nella formula prima, prendendo certi valori di P, ritroviamo per P uguale a 1, ritroviamo il majority judgment, cioè mi prendo la mediana candidato per candidato. E se prendo P uguale a 2, sempre nella formula, mi ritrovo il range voting, cioè mi calcolo la media candidato per candidato. Quindi in realtà prendendo quelle funzioni di profondità là, riesco a generalizzare quello che esiste già classicamente, media, mediana, queste cose qua, e andare al di là. Ecco queste cose. E le quattro proprietà del teorema di possibilità di Arrow, beh, sono verificate. Cioè, verifica questo, cioè usciamo dal teorema di possibilità di Arrow. Siamo usciti dall'ipotesi perché non sono preferenze, sono voti, quelli che sono numeri, quelli che abbiamo. Quindi mettendo dei numeri riusciamo a trovare delle procedure che verificano allo stesso tempo queste proprietà, che comunque sono proprietà importanti. Quindi questo, diciamo, un po' l'aspetto interessante. E direi che è tutto, giusto? Ecco, direi sì, che è tutto, se no posso aumentare. Ma che mi viene in mente è, adesso chiaramente abbiamo visto molta teoria e forse abbiamo avuto un attimo dove abbiamo dovuto sforzarci di seguire chiaramente il ragionamento. Però per ritornare all'esercizio fondamentale di tutte le democrazie, quindi quello del voto, attualmente in Europa, secondo queste teorie, qual è il metodo che più si avvicina a un metodo rappresentativo, insomma, quello che potrebbe essere migliore degli altri? Non so rispondere a questa domanda. O forse per riformulare, visto che si parla molto di una correzione proporzionale in sistemi dove sono i nominali secchio dopo turno, questa correzione proporzionale di cui tanto si parla sia in Francia che anche in Italia, è qualcosa che va verso una correzione nel senso qualitativo del sistema elettorale o no? È possibile, ma è troppo presto per rispondere a questa domanda qui, perché abbiamo cominciato a chiederci ma il sistema proporzionale, cosa darebbe tutta questa cosa qui, e è un altro contesto, perché qui leggiamo una persona, nel sistema proporzionale c'è il vincolo, c'è un vincolo che leggiamo un certo numero di persone, quindi è un vincolo a livello di formule, un vincolo matematico che parla nelle formule e cambiano le formule. Quindi sono cose che sono ancora da studiare in questo senso qui. E quindi il caso italiano, dove sono usciti a mettere in il caso mezzo italiano è molto complicato, una volta che non studiato nominale, eccetera, eccetera. Quindi è molto difficile dire se funziona o non funziona, perché anche per un proporzionale di base è, non ci sono ancora dei risultati promettenti, nel senso che bisogna studiarlo. Allora, intanto vediamo se qualcuno ha qualche domanda da fare, perché abbiamo avuto tantissime informazioni. Se qualcuno ha bisogno di chiarimento, potete alzare la mano e fare una domanda. Fare una domanda sicuramente stupida, ma nelle prossime lezioni. Nelle prossime lezioni i parlamentari italiani diventeranno da 900 a 600, scusate. Mi sembra, ma le faccio fiducia. Sì, sarà così. Quindi, cioè, il sistema elettorale sarà più garantista, meno garantista? Quale sarà il sistema? Ci sono proprio i parametri per rispondere, perché già poi bisognerebbe vedere anche se cambiando il numero di persone che leggiamo, sì, certe proprietà sono garantite o no, è ancora un altro problema, quindi facendo delle ipotesi, possiamo fare delle ipotesi? Sì, ma parlerei a Vandera, perché bisogna scrivere e dimostrare le cose. E poi dipende anche dalle circoscrizioni elettorali, dalla rappresentatività. Sicuramente sì. Quindi è difficile rispondere, la risposta di una cosa che può Lei è una gara matematica, non si espone. Giustamente la scienziata si basa su cifre, dati e
nazione, perché se noi guardiamo qualsiasi dibattito televisivo, spesso sentiamo cose che sono campate da pseudo esperti buttate lì. E poi, come vedete, dietro ci sono degli studi. Io mi ricordo quando facevo scienze politiche di aver letto un testo per un esame di sociologia politica, che era Democrazia in America di Alex de Tocqueville, che sulla democrazia aveva dato questa definizione che parlava della tirannia della maggioranza e quindi distruggeva uno dei canoni principali delle società moderne, la democrazia basata sulla maggioranza, chiamandola tirannia della maggioranza, perché distrugge dal punto di vista qualitativo questo modello dove la metà più uno ha ragione. In effetti la metà più uno ha ragione dal punto di vista filosofico è una violenza, perché potremmo essere il 49% potrebbe subire. Quindi da quello che mi sembra di aver capito, leggendo attraverso questi schemi, magari semplificando il mio ragionamento, perché e praticamente il sistema perfetto non c'è. Si cerca di arrivare a modelli che rappresentino il meglio possibile la volontà media, qualificandola, dando una... Se ho ben capito, il problema non è tanto cercare la metà più 1, la metà più 2 o la metà più 10, è avere una qualità di quella della lettura di quella volontà. È dare un insieme di proprietà e cercare qualcosa che verifichi queste proprietà. Poi è ad ogni paese di chiedersi: voglio rappresentare la maggioranza o voglio che il vincitore piaccia anche in modo medio, ma che piaccia. Questo è inspirante. Purtroppo a volte le leggi elettorali sono anche frutto di un calcolo. Sì. Beh sì, abbiamo visto che possiamo proporre quello che ci conviene. Non è che si pensa a, certo, diciamo, di rappresentare in maniera... E anche spesso la campagna elettorale evidentemente può essere fatta in funzione del sistema elettorale che è usato dietro. Certo. Perché se uno mi dice alla base io faccio questa elezione con un borda, allora per esempio io c'ho interesse a piacere un po' a tutti. Cioè non a piacere enormemente, ma piacere in modo medio a tutti. E invece se uno mi propone un altro metodo, posso cercare di fare quello che divide tutti, di prendermi solo la metà più uno e basta. In realtà purtroppo, perché quando le persone fanno campagna elettorale in funzione del metodo di voto dietro, insomma. Allora, visto che ci stiamo avvicinando verso la fine del nostro appuntamento, se non ci sono altre domande, vorrei farti una domanda conclusiva, tanto per non parlare male del paese che ci ospita, nel paese che veniamo, ma per parlare male di un altro paese. Allora, fondamentalmente penso che un'analisi qualitativa si presti forse meglio al sistema elettorale americano, alle presidenziali, quando abbiamo quindi due candidati principali, uno contro l'altro. Abbiamo visto dei paradossi dove già un paio di occasioni, mi sembra già con Gore e Bush e poi Clinton e Trump. Candidati che vincono con più voti, ma poi disseminati in stati con meno appeso a livello di grandi elettori. Come lo giudica un'esperta di sistemi elettorali attraverso la lettura della matematica e della statistica? Come lo giudichi questo paradosso? Io posso solo osservare e non giudicare. Diciamo che spesso in statistica sappiamo che in certi casi possiamo venire fuori quello che ci conviene di più, quindi possiamo un po' giocarcela, purtroppo tutto quello che c'è con il marketing, tutto quanto. Ecco, ma una cosa che si chiedevano in molti è se questi pesi dei vari stati fossero volutamente messi lì per fare magari da stati che cambiano chissà. Il gioco delle chissà. Quindi c'è un... Sai? Io avevo anche una domanda, ma una curiosità. Se le istituzioni governative, i ministeri,
fanno riferimento anche alle vostre competenze, alle vostre analisi. Se è capitato di pian piano, questa allora personalmente no, ma quelli che hanno fatto il majority judgment, Barinsky e Larachi, Barinsky molto qualche anno fa tra l'altro, e Larachi ancora attivo, l'abbiamo visto il mese scorso, loro da qualche anno hanno cominciato un'esperienza, già nel 2007 direi addirittura, nel 2007 un'esperienza che in certi, cioè una grossa associazione che è finanziata, certi organismi di ricerca eccetera, che quando ci sono le elezioni francesi organizzano in certi seggi elettorali delle elezioni con metodo alternativo, cioè un votante entra, vota normalmente e gli propongono se vuole far parte dell'esperimento, se lui dice di sì lo fanno votare anche per approvazione, cioè dicono fra questi candidati quali dice sì, quali no, puoi votare per più di uno, cosa voteresti, gli fanno dare un voto dietro per poter calcolare dietro con la mediana cosa darete come vincitore, per cominciare a vedere giustamente che cosa succederebbe, e l'hanno fatto comunque su un certo numero di seggi, hanno una grossa base dati su questo, cominciano a confrontare i risultati delle persone che poi dichiarano che quelli che hanno votato in realtà, per vedere giustamente se dietro avremo lo stesso presidente o no, eccetera. E la Repubblica Marche nel 2019 ha usato il metodo majority judgment, questo con la mediana, per eleggere dei candidati locali, e la Mairie di Paris nel 2021 ha usato sempre il majority judgment per prendere delle decisioni su certi progetti da finanziare. Quindi comincia a essere usato poco a poco, poi il tempo che passa a livello della popolazione, quindi secondo me comincia un po' a entrare piccolo piccolo, già il fatto che faccio che hanno queste grosse basi di dati e che comincino a poterle usare eccetera, che i politici accettino queste cose qui, che se ne comincia a parlare, poi quanto tempo verrà per poter passare altre cose questo non si sa, ma c'è già. Anche perché leggevo, ascoltavo, vedevo un servizio alla televisione italiana prima delle elezioni francesi, che sono andati a fare questo servizio in un paesino dei Pirenei, dove ad ogni votazione quello che succede nel loro distretto elettorale è la fotocopia di quello che poi il paese voterà. E quindi erano tutti in attesa dei risultati, perché non era mai stato Discord, proprio era fotocopia, da quello che succedeva in questo paese avveniva poi nella realtà delle elezioni a livello nazionale. E quindi questo è un po' un riferimento ad un majority, anche lì una maggioranza di quel paese che continua sempre a votare più o meno gli stessi criteri. Non so, sono tutte recuperazioni e sono tutte confronti, però. Quindi sarebbe un paesino rappresentativo della famiglia. Sì, ed è stato scovato da un giornalista italiano, che non so, immagino esista anche ovviamente nella comunicazione francese, ma si diceva tutto quello che viene scelto dagli elettori di questo paese poi riproduce fotocopia della realtà del paese a livello nazionale. Quindi è un campione preziosissimo. Allora, per risultato, vorrei una battuta proprio telegrafica. Nel futuro, abbiamo visto in tantissimi, magari romanzi di fantascienza, eccetera, che l'intelligenza artificiale sostituirà probabilmente anche i metodi di voto. Secondo voi, il futuro sarà quello voto elettronico, magari poi l'intelligenza artificiale che deciderà quanto sarà profondo un raggruppamento di voti, parliamo a 100 anni di distanza, come lo vedi l'evoluzione di questo sistema, che adesso non dico che siamo ancora a livello di chi grida più forte ha ragione, ma più o meno. Beh, adesso qualitativamente parlando. Come si chiama il sito? Mio voto? C'è
un sito, Mio Bote, che è un'equipe di Grenoble, penso, giusto? Sempre finanziata dal CNRS, eccetera, che durante le elezioni, per chi voleva, poteva andare lì e votava su questo sito. Quindi ci stiamo già muovendo? Ci stiamo già muovendo. E io direi, perché non passare da qua a qua direttamente, ma perché non continuare giustamente questa sperimentazione, perché quando si fa il passaggio, se si farà, insomma, bisogna che sia una cosa provata, riprovata, eccetera, valutata, che sia possibilità di venire indietro, eccetera. Quindi io sono contenta che comincino pian piano a sperimentare anche queste cose di voto elettronico e dico perché no, ma da lì a passare al voto elettronico è come la macchina che adesso c'è, no, un attimo, con le pinze. Quindi su quel tempo che adesso... Una domanda, a proposito della primaire populaire, cosa con il microfono? La primaire populaire? Sì, la primaire populaire ha usato un sistema di voto specifica, come importa o qualcosa? La primaire populaire? E hanno un grande numero di dati anche... No, ma volevo parlarne tu, perché tu sei interessato a queste cose qui. Sì, beh, e loro ci hanno chiamato la prima popolare per un problema di se mai c'erano candidati ex aequo e loro hanno usato il majority judgment, il jugement majoritaire, e infatti era interessante alla fine, perché non so se avete visto, però c'erano tutti i candidati con numero di voti rossi, gialli, verdi, e guardavano in mezzo qual era il voto, e così per è la mediana, è la mediana. E quindi fa parte quindi delle nuove esperienze che sono sul cammino. Non so se rispondo alla domanda. Sì, è molto interessante. Ma adesso hanno un grande numero di dati. Sì, hanno un grande numero di dati. Ne parlavamo con l'Arachino il mese scorso. Non sono gratuiti. Costano tanto. Li abbiamo chiesto in passato. Ci abbiamo chiesto, ma... Ci vuole un finanziamento per averli. L'anno prossimo forse ne avremo. Naturalmente erano gratuiti i dati di questa sera, un regalo che facciamo. Allora, siamo arrivati veramente alla fine di questo appuntamento. Penso che, come ho detto all'inizio, poteva sembrare qualcosa di molto lontano da noi, ma avete visto che poi alla fine tutti questi studi, tutti questi metodi di analisi li ritroviamo in varie sfaccettature del nostro quotidiano, non solo le elezioni, abbiamo visto anche la metodologia particolare per l'assegnazione del pallone d'oro, quindi insomma un sistema di calcolo, un sistema di analisi qualitativa di un qualsiasi risultato risponde a queste leggi che Samuele ci ha spiegato e ci ha sfidati, ci ha scossi per arrivare a capire cosa c'è dietro un sistema elettorale. Quindi grazie mille per aver portato questa conoscenza a quest'ultimo. Grazie a voi, grazie a tutti della scienza. Fare questo percorso insieme a voi, a quelli che ci hanno seguito attraverso la pagina Facebook e quelli che ci seguiranno quando sarà pubblicato questo video. E naturalmente vorrei ringraziare Anna Pastori, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, che ha dato fiducia a questo format e che speriamo magari ritrovare migliorandolo, eccetera. Naturalmente grazie anche al console, e quindi adesso mi sembra che possiamo anche addolcirci la bocca con un aperitivo offerto dall'Istituto Italiano. Ciao, Claudio.